Ciao riders, bentornati sul canale di Bikes for Eddie. Io sono Eddie. Nel video di oggi è da un po' che non ci vediamo. In realtà è da un paio di mesi che non ci vediamo perché mi sono preso un po' di vacanza per pensare bene a che cosa fare nel 2024. Ecco, nel video di oggi vi voglio raccontare quelli che sono i miei programmi per il 2024 e che cosa troverete a livello di contenuti sul canale YouTube, ma non soltanto qua, anche sugli altri social network. Oggi sono al campo di motocross di Trofarello, vicino a Torino. Sono con l'ondina che utilizzo per allenarmi. Farò un po' di fettucciato perché quest'anno i programmi sono tanti e diversi. C'è un po' di sole, è mezzogiorno, è il 2 di gennaio, questo è il primo video dell'anno. Adesso vado a farmi un turno e poi vi racconto subito quello che sarà il primo dei progetti del 2024. Nel frattempo, se ancora non l'avete fatto e non volete perdervi nessuna delle mie avventure, beh, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e fatemi sapere immediatamente nei commenti qui sotto che cosa vorreste vedere di più nel corso del 2024. I filoni di racconto saranno tre: racing e pista, prove di prodotto e fuoristrada e adventuring. Fatemelo sapere subito, io mi cambio ed entro in pista. Cross, enduro, pista, mettetela come volete, viaggi, turismo, insomma, andare in moto è sempre un toccasana ed è sempre una liberazione per il cervello, perlomeno per me è così. Allora, voglio raccontarvi quello che sarà il primo filone di racconto del 2024. Partiamo ovviamente dalla pista e dal racing. Ho già anticipato su Instagram che prenderò parte come wild card alle tre tappe di Rijeka dell'Alpe Adria, che è un campionato internazionale che ha anche una classe per chi, come me, è un debuttante. L'ho fatto per una questione di affezione al circuito, perché Rijeka è una delle piste che in assoluto mi piace di più, chi segue un po' il canale da tempo lo sa, e l'ho fatto perché secondo me è una scelta anche particolarmente conveniente dal punto di vista economico, visto il rincaro dei trofei nazionali e diciamo anche il rincarare delle gomme con l'acquisto delle gomme in circuito. Sempre per quanto riguarda pista e racing, ovviamente cercherò di affrontare quante più giornate possibile in sella alla mia Yamaha R1 per allenarmi e per raccontarvi che cosa succede durante le giornate di prove libere. Parteciperò anche a due, forse tre, tappe della Dunlop Cup, sicuramente nelle mie piste preferite, quindi parliamo di Vallelunga, parliamo di Misano e non correrò il Mugello, farò una doppia Misano oppure un Misano e Cremona, questo lo devo ancora decidere. Questo lo faccio perché voglio portare sul canale, voglio raccontarvi l'emozione di stare all'interno del paddock della Coppa Italia con la propria moto. Questa è una soluzione leggermente più costosa, anzi devo dire più costosa rispetto a quella dell'Alpe Adria, ma tutto sommato è ugualmente emozionante. Quindi, prove libere, tre tappe nell'Alpe Adria, due o tre tappe all'interno della Dunlop Cup e poi ci saranno tutte le giornate di prove libere che organizzo con il mio amico Andrea a Lombardore. Di queste cercherò di portare sul canale gli estratti migliori, perché tutte le volte cercheremo di avere degli ospiti e di fare delle cose particolari, quindi secondo me sarà anche piacevole vedere il resoconto di queste giornate direttamente sul canale. Adesso dovrei raccontarvi quello che è il secondo capitolo del filone di racconto, il secondo filone di racconto del canale nel corso del 2024, però prima voglio farmi un altro turno perché tra poco il sole andrà giù e ve lo racconto, perché sarà dedicato all'avventuring e al fuoristrada ed è uno dei motivi per cui oggi mi trovo qua a fare un po' di cross e allenarmi un po' con le ruote tassellate in quel di Trofarello. Molto bene, allora, anche secondo turno fatto, inevitabilmente iniziamo a riscaldarci, quindi sfoggio la mia uniforme ufficiale che mi ha regalato il mio amico Dimitri, ufficiale del suo team. Mamma mia quanto sono ufficiale. Oh, sta tornando il mio amico Alberico e devo aiutarla a mettere a posto la moto, poi vi racconto il secondo filone di racconto per il 2024 del canale.
Ok, secondo filone di racconto del canale per il 2024 sarà dedicato un po' ai viaggi, un po' all'adventuring e anche a qualche esperienza di fuoristrada. Infatti avrò a disposizione una bicilindrica moderna che avete già visto sul canale, ma non vi posso ancora dire qual è, con la quale farò due tipi di esperienze diverse: un lungo viaggio, uno di quei viaggi che tutti i motociclisti sognano di fare almeno una volta nella vita, che è, ve lo dico, il viaggio a Capo Nord. E poi voglio abbigliare questa moto e allestirla per cercare di portarla all'interno di manifestazioni enduristiche un pochettino più specialistiche, come ad esempio la HAT, la Sanremo Sestriero, la Pavia Sanremo, cose di questo genere, insomma. Ma anche su questo vi terrò aggiornati, perché questo filone di racconto inizierà a partire dal mese di febbraio. Sempre per quanto riguarda la parte di adventuring, voglio rimettere in piedi e utilizzare per qualche rievocazione di enduro classico anche il mio Touareg 350 del 1988, che in realtà è in ottima salute, semplicemente ha bisogno di qualche cura, di un piccolo tagliandino e di essere usato un po' di più. Ora dentro per il terzo turno e poi vi racconto quello che sarà il terzo filone di racconto del 2024 del canale di Bikes for Eddie, ovviamente tutto dedicato alle novità di prodotto. Altro turno fatto, un altro po' di fieno in cascina, sono stanco ma è veramente fighissimo scoprire e imparare tutte le volte qualcosa di nuovo. Allora, terzo filone di racconto del canale per il 2024 saranno ovviamente le novità di prodotto. Cercherò di portare sul canale, attraverso i miei due format che già avete imparato a conoscere durante la passata stagione, le 5 cose che devi sapere su una determinata moto prima di correre in concessionaria a comprarla e come va su strada, per quante più moto possibili. Come sapete, ho all'attivo una collaborazione con la concessionaria New Valentini di Alessandria, e quindi tutta la gamma Yamaha, tutta la gamma KTM, tutta la gamma Husqvarna, e ci sono anche delle grandi novità, sarà in prova e la vedrete tutta sul canale. Ci sono poi delle altre collaborazioni, quanta luce, meglio così, no? Ci sono poi delle altre collaborazioni che stanno nascendo, ma delle quali non vi posso ancora dire nulla, però l'obiettivo è sempre quello di cercare di portare sul canale, attraverso il mio modo di vedere, quanti più modelli nuovi possibile. E molto bene, io direi che questo è quanto, questi sono i tre filoni di racconto, ve li ho raccontati. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa voi vorreste vedere, su quali aspetti voi volete che magari io mi focalizzi di più all'interno dei video. E ultimo turno, anzi mi riposo, bevo, ultimo turno, e poi vi racconto anche come organizzerò i contenuti, perché secondo me è una formula che potrebbe piacere a tutti coloro che stanno sempre col cellulare in mano. Fatto anche il quarto turno, organizzazione dei contenuti. Io vi ho abituato, ho cercato di dare al canale la cadenza di 2 video lunghi a settimana. Ho visto che ultimamente molti di voi apprezzano di più gli short, quindi video verticali da un minuto, rispetto ai video lunghi tradizionali, per cui cercherò di sforzarmi per ammazzarvi di short, anche più di uno al giorno, e fare un video lungo ogni settimana. Ci saranno delle settimane particolarmente intense in cui riuscirò a far uscire addirittura 2 video lunghi più tutti gli short, però insomma, diciamo che se voi frequentate YouTube tutti i giorni, quasi sicuramente troverete dall'1 ai 5 contenuti nuovi miei, corti o lunghi. E adesso vedo se ho intenzione di fare un ultimo turno, se ho ancora le forze. Direi che comunque per il video di oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati con me, spero che il progetto e il programma di crescita del canale vi piaccia. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, volete darmi qualche suggerimento, potete utilizzare lo spazio nei commenti che c'è qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per vedere tutti questi contenuti nuovi che ho intenzione di caricare ogni giorno per tutto il 2024. Sì, io sono un amante di Casey Neistat e quindi mi ispiro a lui quando fece un vlog nuovo per ogni giorno di tutto il 2015. Non credo di essere al suo livello, però non importa. E allora, torno ad allenarmi. Per il video di oggi è davvero tutto. Ciao riders, ci vediamo per il secondo video direttamente questa settimana.